Ragazzacci, buon inizio settimana. Allora, oggi sbarbata speciale per me. Sbarbata speciale perché, come potete vedere, finalmente sento che ho in certo modo chiuso la mia collezione di rasoi. Questo era il rasoio che mi mancava, il Raw Shaving. Non ero riuscito a trovarlo mai. Purtroppo me lo feci scappare tempo fa, quando era in offerta negli Stati Uniti. E poi quando l'ho cercata non c'era più, credo che questa fabbrica ha smesso di fare rasoi, non lo so, è stato fatto una di queste edizioni, poi hanno smesso di fare rasoi. Sia come sia, sono rasoi veramente difficili da trovare. Allora, faccio vedere la scatola, ragazzi, su questa telecamera che è più facile, guardate, è solo la scatola, cos'è? Parece una matrioska. Scatole dentro scatole. Qui c'è la parte bassa dove ho la piastra aggressiva che oggi non userò. Oggi userò la media. Guardate cos'è, c'è solo la scatola del rasoio, ragazzi. Mio figlio quando l'ha vista ha detto: "Papà, questo è un Rolls Royce". Effettivamente sì. Come estetica, il manico e il rasoio, non lo so, sarà un'idea mia, sarà perché l'ho cercato tanto, però mi sembra fra i rasoi più belli che c'è esteticamente. Vedete che la testa, cambiamo di camera ora, la testa sembra uno skateboard, è fatta con il simbolo Rao. Bellissimo il manico, mi piace tantissimo questo disegno che ha. Futuristico sembra, vedete che anche sotto è scavata, dentro è lucidato ma non a specchio come lo è nella parte di sopra, ora perché c'è le ditate, però ragazzi questa è una pulitura a specchio, non so se la camera riuscirà a farla vedere. E vedete che dentro dice Mild, questa è la piastra Mild del rasoio. Allora fatemi mettere via un po' tutte queste scatole. E andiamo a montare il rasoio con una rapira platino. Allora, io ho fatto una piccola misurazione fra le due piastre e ho visto di gap, naturalmente non posso medire l'esposizione. Ho visto che questa all'incirca sta quasi in 0,60 di gap. 0,58 mi è entrato lo spessimetro. Certo, sicuramente avrò qualche errore, però all'incirca siamo lì. Cioè che come esposizione stiamo parlando all'incirca di un R89, ok? Come gap, scusate. So che molti che l'hanno provato lo sentono molto delicato. Ora vediamo, proviamo questa, poi si proverà la piastra aggressiva. Anche se ho visto che la differenza di gap è veramente poco fra le due piastre. Non ricordo, ora l'ho misurata l'aggressiva quanto è, poi ve lo dico quando lo provo. La rasoio è bellissima, ragazzi, veramente è uno spettacolo. Allora, che sapone uso oggi? Ho questo campioncino che mi è arrivato, Fine Clubhouse, che ragazzi è praticamente la profumazione del Pin Out classico, è uguale identica. Sicché mi è venuta una voglia pazzesca. Allora, pennellino, usiamo il mio Riva, mangia sapone questo Riva. La ciotola, fatemi prendere il mio cavatappi, mettiamo questo qua via, apriamo e prendiamo una dose abbondante. Questo pennello, ragazzi, mangia sapone che fa paura. Allora, prendiamo una dose abbondante di sapone, tanto questi campioncini li uso una volta e poi li metto via solo perché se qualcuno mi domanda le profumazioni così so. Mi annuso e posso dire qualcosa. Sicuramente il sapone aveva tempo che l'avevano messo dentro al barattolino del campioncino perché vedete che ha fatto un po' di pallini, li sento al schiacciarlo. Così che sciogliamolo bene con le dita, aiutiamolo. Per
questa quantità di sapone non ci dovrebbe essere problemi anche con il Riva. Questi dovrebbero essere tallowati, sono le nuove versioni dei Fine. Allora, la profumazione, ragazzi, è identica all'aftershave. Se vi piace l'aftershave, il sapone è praticamente identico come profumazione. Io i Fine, ragazzi, li ho già provati diversi, mi sembrano ottimi saponi, tanto quelli vecchi che erano pasta dura come questo, mi ci trovo veramente bene. Allora, il sapone si è abbastanza sciolto, nonostante sia una pasta morbida, fa fatica. Allora, partiamo, pennello senza acqua, poi l'aggiungiamo noi. Fa una bella schiuma. Oggi non avremo problemi di sapone, sicuramente. Ok, io direi che qui in ciotola il nostro l'abbiamo fatto abbondante. Ok, mi bagno un altro pochino la faccia, barba di 2 giorni. E partiamo. Profumazione non è molto sparata, però si sente. Sembra che mi sia già messo l'aftershave della prima volta, che è buonissimo. Un classico, ragazzi. Sapone ce n'ho troppo. Allora, sapone tanta roba, anche se ora manca idratarlo. Più lo lavoro, più viene fuori la profumazione del sapone, che è veramente fantastica. Vabbè, ragazzi, io direi che ci siamo. Allora, apriamo la bocca e finalmente, dopo una scaldatina, ragazzi, mi faccio la barba con il Raw. Non sapete quanto l'ho cercato. Ce n'è uno in vendita su eBay da un annetto, a $2.900, se lo può ottenere. L'ho provato sui bracci, ho sentito un'esposizione leggermente positiva, vediamo ora se confermo sulla faccia. Sì, si sente appena la lametta. Allora, molti lo definiscono di molto delicato. Ora non so se c'è un altro modello oltre a questo. Allora, mi sembra che ha un'esposizione diversa dei due lati, perché di qua sento meno la lametta, fatemelo vedere, meno
capisco come mai. La mente è perfettamente dritta, però da questa parte sento la lametta. Un pochino meno, non capisco come mai. Di qua sento di più la lametta. Fatemi vedere qui. No, forse era una sensazione mia, forse l'ho preso con l'angolo sbagliato lì. No, era una sensazione mia di aver preso con l'angolo sbagliato. Allora, lo so io. Ah, una leggera esposizione positiva. La lametta si sente. Ora vi ripeto, non so se ci sono più di un modello. Ovviamente non ho trovato molta informazione sul rasoio, magari l'altro modello, non lo so, è più delicato, però questo mi sembra che sia un rasoio, ragazzi, che rade veramente, veramente bene. Vedete che ha uno smusso che, bene o male, obbliga a tenere un angolo. Non so, mi è rimasto questo dubbio, ho sentito da una parte meno esposizione, no, ma se no sarebbe indicata, immagino. A occhio io le vedo uguali i due lati. Allora, verso del pelo, ottimo. Sì, c'è rimasto qualcosa, ma comunque il rasoio è delicato, ma rade veramente, veramente bene. Andiamoci un pochino. E rinsaponiamo. Potrebbe essere anche la lametta, ragazzi, che magari da una parte taglia meno, da una parte taglia di più. A volte succede che un lato della lametta taglia meno. Però proprio ho sentito come meno ci fosse meno esposizione da un lato, però non credo che abbia questa differenza. Allora, andiamo attraverso. Proviamo prima da questa parte. Sente leggerissima esposizione positiva della lametta. Andiamo di qua. Non è uguale. Sembra uguale. Ottimo ragazzi, ottimo rasoio. Vi dico, non lo so, ho letto che molti dicono che è molto delicato, però
a me non mi sembra, mi sembra un rasoio che molto efficace e delicato con questa piastra. Guardate che la marbarba. Proviamo un po' il contropelo. Vedete che mettendo un po' più di sapone ho fregato il marchese, pennellazzo che mi fa sempre rimanere senza sapone, però stavolta ho fregato io. Questo è il problema, ragazzi, di cambiare sempre prodotti. Ogni giorno e uno non impara a usarli bene. Per esempio, oggi ho messo troppo sapone. Però la prossima volta saprei che posso mettere meno sapone anche usando questo pennello. Questo è il vantaggio di... usare gli stessi prodotti per un tempo. Uno impara a ottimizzarli nell'uso. Allora, proviamo contropelo. Proviamo prima zona bassa. Abbastanza bene, andavo benissimo. Un pochino ho fatto male, però insomma, regolare. Allora, contropelo in su. Molto delicato, sta prendendo veramente poco, però sono liscio. Tipo palla da biliardo, ottimo anche zona del collo, un dottore mi ha scritto, mi ha detto che non può sentire che dico zona branchi. Allora, per essere una piastra milde, ragazzi, e il rasoio veramente l'ho sentito milde nonostante abbia una leggerissima esposizione positiva, barbata fantastica, barbata fantastica. Ero prevenuto col rasoio da quello che avevo letto che era troppo delicato. Però non ho avuto assolutamente questo riscontro. Io ha una leggerissima esposizione positiva che si è delicato, ma rate bene, ragazzi, rate bene il rasoio. Certo, pigiando un pochino manca, con sintesi sono andato più profondo che questo, però è veramente delicato il rasoio, ottimo. Allora, proviamo l'allume, ma mi sento la pelle eccezionale.
Penso che sentirò pochissimo dell'allume. Che buono, ragazzi, questa profumazione. Veramente da barberia. Ragazzi, non voglio dire nulla, ma sembra che oggi non mi sono fatto nemmeno un punto rosso. Dai, zitti. Ora vediamo con l'alcol se vengono fuori. Niente, ragazzi, come non stessi passando l'allume. Fantastica. Fantastica, fantastica, fantastica. Mi sciacquo e sono da voi. Che spettacolo, dire so io. Mi è piaciuto tantissimo. Wow, questo dovrebbe essere l'R10 se non sbaglio. C'è scritto nulla, nemmeno nella scatola. Penso che si chiama modello R10. Allora, fatemi dare una sciacquatina qui, veloce veloce, al pennello. Questo pennello va sciacquato 1 ora per togliere il sapone da dentro, se no le punte diventano dure come una pietra. La quantità di sapone che riesce a trattenere è pazzesco. Ha un nodo fittissimo, guardate come l'acqua è gialla, bianca dal sapone che butta fuori il pennello. Mettiamo un pochino di acqua, lasciamo le punte a mollo, un pochino, così si provvedisce la stearina, il sapone che è rimasto dentro, mentre noi continuiamo, poi così dopo lavo tutto. Allora, mettiamo un po' di burro tacco, vai, oggi per rimanere in tema pin out. Facciamo un po' di casino oggi, vai col burro tacco. Questo pin out burro talco ha anche lui la profumazione dove l'ho messo, dell'aftershave classico. Lo faccio vedere così se lo volete comprare. C'è scritto anche in italiano, guardate, polvo finissimo, ha la stessa profumazione. Poi oltre a questo fanno anche la profumazione, credo, e whisky e legno, sicché vi potete sbizzarrire. Ora non so se in Italia li trovate, ma comunque è ottimo. Se no avete l'opzione di Pro Raso, solo che quello è, credo che è mentolato all'eucalipto. Grazie, è sbarbata, mamma mia. E approfitto un attimino. E i fine, ragazzi, per me sono tanta roba questi fine nuovi. Vanno veramente bene. Profumazione di questo, vi dico, uguale. Identica al classico, al mio naso, eh? Veramente ottimo, ottimo, ottimo. Allora, mi tolgo un pochino di burro talco perché se lo lascio tutto completo mi fa un po' di pasta con questo. Allora, mettiamo una bella dose di. Mi sta venendo un brufolo qui nella punta del naso, ragazzi, non sapete il male che mi sta facendo. Soffrendo, guardate, infatti mi sta venendo la punta del naso rossa. Andiamo un altro pochino perché questo è troppo buono, ragazzi. Mettiamo qui una punta del naso se gli fa bene anche a lui. Allora, metto un pochino
anche nei bracci che mi sono appena fatto la doccia. Spettacolo, spettacolo. Ragazzi, finalmente, ditemi bravo, nemmeno un punto rosso, dai. Mamma mia, erano come 3 settimane che non riuscivo a farmi la barba senza farmi un punto rosso. Allora, sono liscio. Appena appena seppicio, sento un pochino, ma appena appena appena. Comunque ragazzi, era stato fantastico, cioè risultato ottimo. Ho fatto molti passaggi e volevo vedere dove arrivava il rasoio, ma veramente non ce n'era bisogno. Pelo e traverso per barba giornaliera andava benissimo. Mi è piaciuto tantissimo il rasoio. Ora proviamo la piastra aggressiva nella prossima sbarbata. Sapone, ve l'ho già detto, ottimo, fine in questo Blue House ispirato a Alpine Oud e Aftershave, ragazzi, un classico. Almeno che non vi piacciono un po' queste profumazioni vintage, però questo è qualcosa da avere. So che anche in Italia li trovate, sicché veramente fantastico. È buono anche il sapone che fanno loro, anche se non ha la profumazione di questo After. Il Marchese, il pennello, ragazzi, guardate come continua a buttare fuori, non so se la camera riesce a farlo vedere, come continua a buttare fuori sapone. Guardate l'acqua, come sta cambiando di colorazione, diventa bianca. Dico, l'unico difetto di questo, infatti vedete, c'è ancora rimasto come del sapone dentro, l'unico difetto di questo sapone, di questo pennello, vedete, c'è rimasto come del sapone non sciolto, guardate, lo sta buttando fuori, infatti, è che trattiene e consuma sapone, ragazzi, come non ve lo immaginate. È veramente una macchina mangia sapone, perché è talmente fitto che ingloba il sapone, e per farglielo buttare fuori uno deve mettere un po' più di sapone, come ho fatto oggi. Guardate come ha buttato fuori l'acqua. Devo rimettere un'altra decina di minuti, lo lascerò qui a mollo per vedere se finisce di sciogliere tutto, perché diventano le punte dure, poi si sciupa il pennello, penso che è meglio perderci un po' di tempo e lavarlo. Questo è il male di alcuni sintetici naturali, che sono un pochino più fastidiosi, hanno bisogno di un po' più di mantenimento rispetto a un maialozzo, a un sintetico. Va bene ragazzacci, tutto per oggi. Se avete, vabbè, magari il RAW non è tanto facile averlo, però se avete quel sapone, commentate su che ne pensate del Pinout. E ci vediamo in settimana, prossima sbarbata, piastra aggressiva del RAW. Ho trovato in un cassetto dei rasoi che non ricordavo avere, che dopo aver finito le prove del RAW tirerò fuori anche altri rasoietti. Uno di questi è il bastardaccio del Razorock Switch, quello che si può usare tipo camisori o come rasoio, che è un rasoio veramente picchiaduro. Poi lo proveremo. Va bene ragazzacci, è tutto, ci vediamo, commentate.